Eccoci qua per il secondo appuntamento con le nostre formule della derivata. Vi ricordo sempre il passaggio. Siamo su a scuola. Andiamo nella nostra area personale. Attiviamo il libro nostro. Accediamo alle book. Fino a quando non ci si apre il nostro ebook. Decidiamo pagina 255 e arriviamo a trovare la seconda parte che volevo farvi vedere volevo spiegare meglio il passaggio sul libro in modo che possiate poi seguire in maniera corretta tutte le indicazioni del libro. Qua non parliamo più di un prodotto, ma parliamo di un quoziente. Parliamo di una funzione che può essere vista come una frazione. Esistono due quozienti. Uno può essere una funzione reciproca, quindi una funzione strutturata 1 fratto f, caso particolare, e girando pagina, una qualsiasi funzione f fratto g, quindi una qualsiasi funzione identificabile con una frazione. Allora, se incontriamo il caso particolare, 1 fratto f, noi sappiamo che faremo meno la derivata della nostra f fratto f, il quadrato della nostra f. Regola che adesso io chiamerò regola rapida nel caso ci siano questi casi. Vi ricordo sempre la particolarità che se qui non c'è un 1, dovesse esserci comunque un numero, noi possiamo sempre portare questo numero fuori da derivata. Quindi se qua ci fosse un 5, il 5 uscirebbe fuori, sarebbe 5 per la derivata di 1 fratto. Molto più interessante, essendo la regola generale, è questa. F fratto g. La regola assomiglia molto a quella del prodotto, vedete f' per g, quindi la derivata del primo per il secondo non derivato, meno e non più come nel prodotto, f per g', quindi la prima funzione per la derivata del secondo, ed ecco che si aggiunge la grande novità della formula che è tutto fratto il denominatore precedente elevato al quadrato. Non stiamo andare a fare le i passaggi teorici di dimostrazione, andiamo ad applicare la nostra formula. Andiamo a derivare questo oggetto qua. Questo oggetto qua è chiaramente un quoziente perché è una frazione, è x alla terza fratto x alla seconda meno 1. Quindi dovrò fare la derivata del primo, e vedete, d di x alla terza, per il denominatore così com'è, meno, vi ricordo, meno, il numeratore così com'è, vedete f di x, per la derivata di quello sotto, quindi la derivata di x alla seconda meno 1, tutto con il denominatore precedente x alla seconda meno 1 elevato al quadrato. Cosa succede in questa forma? Girando pagina, la derivata di x alla terza è 3x alla seconda. Questo non era da derivare, meno la derivata di x alla seconda meno 1 è 2x, e la derivata di meno 1 fa 0, quindi ottengo questo. Qua il libro cosa fa? Qua c'è un x alla seconda, qua c'è un x alla terza, raccoglie x alla seconda, quindi questo 3 diventa 3x alla seconda, 3 meno 3, 2x e
e questa x quadra è stata raccolta x alla seconda. Vedete, qua ci sono due monomi simili, quindi si applica la somma tra monomi e questo è il risultato finale. Come potete notare, non è stato sviluppato il denominatore. Il denominatore è stato mantenuto così com'è, perché in questa maniera, vedete, i polinomi sono già raccolti e se abbiamo fortuna possiamo andare a semplificare qualcosa. In questo caso non si semplifica niente, però questa è l'ottica. Non sviluppate, se non siete obbligati, il quadrato del denominatore. Per quanto riguarda invece l'esempio rapido, ecco qua una funzione tipica, 1 fratto x alla terza più 1. A questo punto cosa dovrò fare? Meno la derivata del denominatore, quindi di x alla terza più 1, fratto il denominatore tutto al quadrato. La derivata di x alla terza è 3x alla seconda, la derivata di 1 è 0 e non viene scritta, e di nuovo il quadrato del denominatore non viene sviluppato. Mi raccomando, io con queste due lezioni ho provato a spiegarvi dal vostro libro di teoria più cose possibili, perché secondo quando proseguiremo le lezioni su Meet inizieremo a fare esercizi assieme di questi argomenti. Quindi mi raccomando, controllate bene questa parte di teoria, queste pagine di teoria, studiate bene gli esercizi risolti del libro e poi ne discuteremo assieme a lezione. A presto ragazzi, ciao!